Ave legionari, è tempo di una notizia archeologica, una notizia archeologica che esce sicuramente dal mondo romano, ma meritava, che riguarda Stonehenge, uno dei siti archeologici più famosi di tutto il mondo. Cosa è stato scoperto? C'è stato un nuovo studio che non solo getta nuova luce sulla provenienza di questi monoliti e di uno in particolare, ma che ci lascia totalmente esterrefatti sulle capacità dell'uomo neolitico di spostarsi e di costruire. Prima di cominciare, non possiamo non parlarvi di prodotti per gli appassionati di storia romana. Sul sito trizioeditore.it voi potete andare e trovare tante immagini di Roma antica riprodotte su tela. E però uno dei prodotti preferiti è l'impero romano alla massima espansione, che stiamo vedendo qua nell'immagine, è uno dei prodotti più comprati in assoluto. Ma siccome l'impero romano alla massima espansione era piuttosto grande, allora noi abbiamo sostanzialmente pensato di realizzare anche questo tipo di formato, come vedete, che non sta neanche nella telecamera, che è gigantesco, questo gigantesco impero romano, come gigantesco era l'impero romano. Quindi, come vedete, perché non ci sta neanche nell'inquadratura, notate che potete ordinare e comprare a casa vostra, potete avere l'enorme quadro dell'impero romano in questa misura gigantesca. Ce ne sono anche di più piccoli, ma noi vi suggeriamo quella gigantesca, perché se l'impero romano si è espanso su tre continenti, non lo ha fatto per essere poi messo in un cameo, deve essere evidentemente enorme, se no perché hanno conquistato il mondo conosciuto? Quindi andate su trizioeditore.it e comprate questo dell'impero romano, però grande, cortesemente. Se no, cosa hanno conquistato a fare? Innanzitutto bisogna inquadrare il sito di Stonehenge e qui le cartine, le immagini ci aiutano. Ci troviamo in Inghilterra, nella regione del Wiltshire e in particolare nella piana di Salisbury. E qui noi abbiamo ormai da secoli questo che vediamo, cioè questo sito archeologico, il sito archeologico di Stonehenge, che è in realtà organizzato in un cerchio di enormi pietre. Si tratta di pietre posizionate nel periodo neolitico, dal 3000 al 2000 a.C., quindi stiamo parlando proprio degli albori della storia umana, e ci sono questi megaliti, cioè queste rocce, questi massi giganteschi che arrivano a pesare fino a 25 tonnellate, quindi stiamo parlando di veramente megaliti giganteschi, pesantissimi, che sono disposti a cerchio, con una struttura ben precisa e che emoziona il mondo, anche perché ce ne sono alcuni che sono semplicemente conficcati nel terreno e altri invece che hanno due megaliti e un terzo posizionato sopra a mo' di coperchio, a mo' di tetto, diciamo così volgarmente. Si chiamano triliti. Ora, questo sito archeologico, che è stato realizzato in più fasi, dal 3100 a.C. fino a circa il 2000 a.C., o 1600 anche a.C., il sito di Stonehenge è estremamente affascinante perché non abbiamo ancora capito esattamente a che cosa servisse, cioè perché gli uomini del Neolitico abbiano spostato con immensa fatica dei megaliti talmente giganteschi. La prima interpretazione degli storici, degli esperti ed archeologi è che fosse un luogo di sepoltura e molto probabilmente la primissima destinazione è sicuramente un luogo di sepoltura, perché sono state trovate diversi resti umani, quindi c'erano delle tombe che confermano la sepoltura come primissima funzione del sito di Stonehenge. Però non abbiamo assolutamente le idee chiare. Secondo altri studiosi potrebbe anche essere un luogo di culto, dove c'erano delle tradizioni antichissime, religiose, delle tradizioni magiche. Alcuni hanno suggerito il culto dei druidi, altri invece hanno un'opinione completamente diversa. Alcuni li considerano l'origine di alcuni culti pagani, quindi c'è molta, molta discussione sulla possibilità che Stonehenge serva come luogo di culto. Ci sono anche coloro che hanno dato una spiegazione astronomica. In realtà, gli uomini del Neolitico non hanno affatto posizionato questi monoliti a caso. Il più grande trilite che troviamo in Stonehenge, ma anche cinque triliti centrali che sono disposti a ferro di cavallo, così come anche quella che vediamo chiamata pietra del tallone, ecco, questi giganteschi monoliti sono posizionati in modo tale da,
essere perfettamente coordinati con il sole al tramonto durante il solstizio d'inverno e al contrario sono perfettamente coordinati con il sole, l'alba del solstizio d'estate. Quindi c'è nella struttura di Stonehenge una perfetta coordinazione con degli eventi astronomici e quindi noi non ci aspetteremmo mai questa saggezza da uomini del Neolitico e invece c'è anche questa spiegazione di astronomia, di archeoastronomia che lascia esterrefatti gli esperti. Alcuni hanno anche ipotizzato che Stonehenge sia un luogo di guarigione, un po' come oggi il nostro Lourdes, quindi questo lo hanno capito dal fatto che ci sono diversi resti di ossa deformate, quindi molti hanno ritenuto, hanno ipotizzato che fosse un luogo dove gli uomini del Neolitico andavano per guarire. Quindi come vedete ci sono delle ipotesi, ancora non c'è assoluta chiarezza su Stonehenge e se ne parlerà probabilmente per sempre. L'interpretazione e la spiegazione del significato di Stonehenge è anche, diciamo, complicata dal fatto che le pietre sono state un po' spostate. Soprattutto dall'epoca vittoriana in poi, e quindi nel corso dell'Ottocento e fino ai primi del Novecento, alcuni monoliti sono stati spostati o sono stati risistemati dagli esperti e dagli archeologi. Quindi ci sono molte pietre che non sono più nella posizione originaria, quindi abbiamo perso alcune tracce e questo complica ulteriormente la nostra capacità di capire che cos'è Stonehenge. E però, premesso che ci troviamo di fronte a uno dei siti archeologici forse il più misterioso in assoluto nella storia umana, c'è stato un recente studio pubblicato sulla rivista Nature che ha cambiato quello che noi conosciamo relativamente a una parte di Stonehenge. Parliamo della cosiddetta pietra dell'altare, che in realtà è un blocco enorme di pietra arenaria che pesa 6 tonnellate. La pietra dell'altare è forse una, probabilmente è una delle pietre più grosse di Stonehenge, è una che secondo le interpretazioni aveva un significato particolare, forse la pietra centrale del tutto Stonehenge, e che cosa abbiamo scoperto? Fino a oggi, fino a pochi mesi fa, noi sapevamo che questa pietra era stata trasportata sul luogo da un'origine abbastanza precisa. In particolare una zona a metà tra l'Inghilterra meridionale e il Galles, il cosiddetto bacino anglo-gallese, in inglese Old Red Sandstone, e questo è un sito che ha 400 milioni di anni, quindi si è formato nel Paleozoico, e tutti gli studiosi hanno ritenuto che fosse questa l'origine di questo enorme monolite poi spostato dagli uomini del Neolitico presso Stonehenge a formare poi la pietra dell'altare. E questa è stata una convinzione che è andata avanti per tanti decenni, anche perché la pietra dell'altare ha una composizione chimica molto diversa dalle altre pietre di Stonehenge. Ora però è arrivato questo recentissimo studio che ha cambiato le carte in tavola. Sono stati eseguiti dei controlli e delle analisi più approfondite sulla pietra dell'altare e in particolare hanno riscontrato la presenza di alcuni elementi, lo zircone, il rutilo, l'apatite, e questi non sono in realtà degli elementi che possono coincidere, che possono essere, diciamo, armoniosi con l'ipotesi del bacino anglo-gallese. Hanno invece ritenuto che il luogo di origine di questa enorme monolite sia un altro, il bacino orcadiano, che si trova nel nord-est della Scozia. Questo bacino orcadiano nel nord-est della Scozia è, secondo le ultime analisi e l'ultima scoperta, la vera origine di questo principale, grande, importante monolite di Stonehenge. E allora, oltre ad aver cambiato ciò che sappiamo, questo però ci lascia esterrefatti, cioè veramente aumenta ancora di più la confusione che abbiamo. Perché che cosa significa? Che questo gigantesco monolite di 6 tonnellate sarebbe stato trasportato per oltre 750 chilometri per arrivare a Stonehenge. E quindi 750 chilometri, una misura, una distanza enorme per un monolite di 6 tonnellate, trasportato da uomini del Neolitico con degli strumenti rudimentali. È chiaro che questo lascia esterrefatti gli studiosi. Una ipotesi, ulteriore, abbastanza sicura, è proprio il modo di trasportarlo. È difficile che questo monolite sia stato trasportato via terra. Innanzitutto perché il terreno è molto accidentato, quindi sarebbe stata un'impresa quasi impossibile.
Poi ci sono i Monti Grampiani, che sono dei monti della Scozia, che sarebbero stati estremamente difficili da superare con un peso del genere. E poi a un certo punto nel percorso fino a Stonehenge ci sono dei boschi molto fitti che avrebbero ulteriormente complicato le operazioni. Quindi gli archeologi e gli esperti hanno pensato che molto probabilmente questo monolite di 6 tonnellate è stato in realtà trasportato via mare. Noi sappiamo che la civiltà, l'uomo nel Neolitico, aveva già la capacità di trasportare e di commerciare anche via mare. E quindi gli uomini che hanno, gli esperti che hanno firmato questo studio, immaginano che con una imbarcazione adatta per trasportare 6 tonnellate di monolite, questi uomini abbiano trasportato, abbiano navigato vicino alle coste, prima gli scozzesi e poi gli inglesi, lo vediamo qui nella cartina e nella animazione, e a un certo punto, arrivati alla giusta latitudine, abbiano utilizzato il fiume Avon per entrare nell'entroterra, quindi per avvicinarsi al sito di Stonehenge. Quindi il fiume Avon è stato fondamentale per il trasporto del monolite. E una volta arrivato, terminato il corso necessario del fiume Avon, avrebbero poi scaricato il monolite a terra e avrebbero seguito un percorso che si chiama Avenue, è chiamato Avenue. Cioè si tratta di due fossati paralleli che vanno a costruire un vero e proprio percorso, un percorso sacro dove probabilmente si facevano delle processioni religiose, lungo 2,8 km, quindi quasi 3 km di percorso. Attraverso il percorso Avenue, finalmente questo monolite sarebbe stato poi portato a Stonehenge e posizionato al centro del monumento, dell'infrastruttura. Quindi, come vedete, abbiamo aggiunto un altro tassello a quello che sappiamo su Stonehenge, quindi alla provenienza forse del più importante monolite di questa struttura. Però ogni volta che scopriamo qualcosa di nuovo ci vengono in mente delle nuove domande, perché effettivamente siamo costretti a riconsiderare quello che noi sappiamo sulle capacità degli uomini del Neolitico. Abbiamo capito cosa è successo, abbiamo capito la provenienza del monolite, abbiamo un'ipotesi quasi totalmente sicura su come abbiano fatto a trasportarlo, però è chiaro, trasportare un monolite così pesante rivela una società che ha delle capacità ingegneristiche, navali e di trasporto molto superiori a quello che pensavamo. Quindi volevamo condividere con voi questo studio, questo risultato che, come vi ho detto, da un lato ci svela qualcosa, ma dall'altro lato ci costringe a farci ulteriori e nuove domande. Speriamo di avervi interessato con questa notizia archeologica, vi invitiamo ad approfondire il discorso di Stonehenge, perché anche se non è proprio attinente alla storia romana, però è sicuramente degno di nota e di studio. Speriamo di avervi incuriosito, un caro saluto e alla prossima notizia archeologica.